Bagosando. Dobbiamo partire dal presupposto che chiunque dica qualcosa va rispettato. Chiunque dica qualcosa va rispettato. Perché esiste una norma della nostra carta costituzionale che dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altra forma di diffusione. Parliamo dell'articolo 21, arcinoto. Certo, rispettare non significa necessariamente condividere, e quindi ci si aspetta che il pensiero di chi non condivide venga altrettanto rispettato. Io, per esempio, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, diciamo, sono fermato su questa questione dei terrapiattisti. Non so se avete sentito. Queste persone rispettabili che nel 2019 affermano che la Terra sarebbe piatta. E portano anche le loro indicazioni, i loro indizi, diciamo, a corroborare questa supposizione, che però è stata sconfessata, insomma, ormai da diversi anni. Ora, quello che veramente mi preoccupa di questa storia è che se cominciamo a dire che il mare prende fuoco, che il cielo sta sotto terra, insomma, se cominciamo a sconvolgere il principio di ovvietà, qualcuno potrebbe dire che una razza è superiore all'altra, qualcun altro potrebbe dire che uccidere impunemente, come dire, è assolutamente consentito e via del genere. E via di seguito, direi. Queste sono cose che dovrebbero farci riflettere, perché, ripeto, scardinare la gerarchia dell'ovvietà potrebbe diventare abbastanza pericoloso. Fermo restando che tutto è ovvio e tutto è relativo. Bagosandolo.